30 tonnellate di amianto stoccate in aree non idonee e non protette in un'area industriale al centro del territorio del comune di Mariglianella sono state sequestrate nel corso di un'operazione interforze di controllo straordinario nell'area della Terra dei Fuochi, che questa volta si è concentrata nel Nolano. Insieme all'amianto è stata sequestrata l'intera area di 25.000 metri quadrati, nella quale insistevano tre aziende che illecitamente recuperavano, trasportavano e gestivano rifiuti speciali ed urbani, pericolosi e non, senza rispettare le dovute previsioni in materia ambientale. Le forze dell'ordine hanno inoltre accertato lo sversamento di oli esausti ed acidi nella fognatura, senza alcun trattamento di depurazione, ed hanno rinvenuto circa 100 metri cubi di rifiuti speciali pericolosi, costituiti da parti di veicoli fuori uso, guaine bituminose ed imballaggi contenenti sostanze tossiche. 30 i mezzi sequestrati, mentre 4 sono stati gli operai trovati non in regola ai fini contributivi. I responsabili delle tre società sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per i reati di inquinamento ambientale e gestione illecita dei rifiuti speciali. Questi sono solo alcuni dei risultati della vasta operazione che ha visto in campo 39 equipaggi per un totale di circa 100 unità, appartenenti all'esercito italiano, alla Polizia di Stato, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Municipale di Nola ed al Corpo di Polizia della Città Metropolitana di Napoli, coadiuvati da tecnici dell'ASD e dell'ARPAC. All'esito dei controlli, 9 sono state le aziende sequestrate, 28 le persone identificate, di cui 10 denunciate all'autorità giudiziaria. Sono state contestate violazioni amministrative per circa 325.000 euro. A Nola, in località Bosco Fangone, è stata sequestrata invece un'area non autorizzata di circa 1.500 metri quadri, adibita a deposito di veicoli. Sono stati sequestrati 192 mezzi, alcuni dei quali incendiati e quindi classificati come rifiuti pericolosi, altri in pessimo stato d'uso, altri ancora in palese stato di abbandono. Sempre in località Bosco Fangone, gli agenti hanno effettuato controlli in un'altra area di circa 15.000 metri quadrati, procedendo al sequestro delle 4 attività svolte prive di autorizzazione: un'attività di falegnameria e lavorazione della cartapesta, un'officina meccanica, un'area adibita al rimessaggio di un'azienda di trasporti e un'altra area utilizzata come deposito di veicoli. Anche qui 250 i veicoli sequestrati. Nel comune di Cicciano è stata sottoposta a sequestro un'area di circa 20.000 metri quadrati in cui operava un'azienda del settore Movimento Terra per mancanza delle autorizzazioni previste e per furto di energia elettrica da impianto della pubblica illuminazione. Un'ulteriore attività di contrasto, un'ulteriore operazione straordinaria di controllo del territorio svolta congiuntamente da tutti gli operatori della sicurezza, che anche questa volta ha dato risultati importanti e significativi sotto il profilo qualitativo e quantitativo degli accertamenti effettuati. Attività che, è importante sottolinearlo, viene attenzionata e monitorata dalla Procura della Repubblica di Nola, alla quale gli organi di polizia riferiscono costantemente i risultati delle operazioni svolte.